Si chiama London One Radio ed è l'unica radio italiana a Londra, fondata nel 2014 da Filippo Philip Baglini. Un'emittente che copre un bacino d'utenza immenso, se si pensa che nella capitale inglese vivono ben 600.000 italiani. London One Radio ha ottenuto un successo tale che il Consolato Generale d'Italia a Londra gli ha concesso il patrocinio consolare. Noi di Patrimonio Italiano TV abbiamo intervistato telefonicamente Phil, che ci ha spiegato come è nato questo progetto. Partiamo proprio da te, partiamo proprio dagli inizi. Tu quando è che sei andato a Londra, in che anno sei partito e se circa, posso chiederti per quale motivo? 18 anni e mezzo fa, anche se tramite i miei studi scientifici ero già venuto in Gran Bretagna, avevo fatto appunto una cosa a Cambridge per la fisica nucleare. E poi dopo ho deciso, dopo appunto il CERN di Ginevra, avevo questa passione che coltivavo dall'età di 6-7 anni della comunicazione, della scrittura, dello scrivere e tutto, e ho deciso di lasciare il mondo della fisica, scusate il gioco di parole, fisicamente, ma non con la mente, con il cuore, che ancora oggi continuo a portare avanti in maniera privata con i miei amici e ricercatori del CERN di Ginevra, di portare avanti però un progetto qui in Gran Bretagna, e ho deciso di arrivare qui a Londra partendo da zero. Quindi non ho mai detto che avevo una laurea in fisica, perché volevo proprio anche corsi e diplomi in giornalismo, ma volevo proprio partire da zero, perché avevo già capito all'estero, avendo avuto questa fortuna che da Pisa mi ha mandato appunto a Ginevra, poi in varie parti, in vari laboratori di fisica internazionali, avevo capito che per stare all'interno di un team, di una società, era importante partire dalle radici, dai bassi fondi, come si dice dalle mie parti. Quindi ho iniziato da consegnare i vari curriculum ai ristoranti, insomma mi sono fatto un po' la gavetta, sapendo che comunque questo paese avrebbe premiato la meritocrazia, perché non perché forse sono stato bravo io, ma perché avevo già avuto degli esempi di tantissimi ragazzi spagnoli, francesi, anche italiani, che comunque erano già venuti qui prima di me, avevano fatto un percorso e c'erano riusciti. Quindi ho iniziato, senza vergognarmi, lo dico, a sbucciare le patate da Greenwich, il ristorante di Greenwich, e da lì è iniziato un po' tutta l'avventura in questa Inghilterra, ovviamente a Londra, dove ci siamo conosciuti a vicenda, quindi lottando insieme, perché io ho lottato con questa città, ma anche la città ha lottato con me, perché bisogna essere anche molto persone con molto carattere forte per resistere a una città del genere. E piano piano poi ho sviluppato un'azienda di comunicazione, broadcasting, e che poi ha dato in questi ultimi due anni circa l'origine appunto alla nascita della prima radio italiana a Londra, sì, e in UK, in Gran Bretagna. È ufficiale perché abbiamo avuto l'onore di avere il patrocinio dell'ambasciata del consolato italiano, e quindi valorizza un po' diciamo l'aspetto della radio, la concretezza della radio. Sì. È un progetto che all'inizio sembrava banale per gli altri, non certo per me e per tutte le persone che fin dall'inizio hanno creduto in questo progetto, perché comunque non si era mai vista una radio italiana, nonostante che in passato, nel periodo bellico, nella seconda guerra mondiale, c'era la storica Radio Londra, che era un'ora sulle frequenze della BBC, e poi però non c'erano realtà radiofoniche, non ce ne sono più state, e questo mi, da un lato mi dispiaceva, ma mi dava anche fastidio dal punto di vista scientifico. E ti spiego il perché Marconi, avendo appunto inventato la radio, fondato la BBC, creato un'azienda a Chelmsford, a pochi chilometri da Londra, dove venivano costruiti i propri materiali per costruire le radio che poi andavano nelle case, nelle famiglie di tutto il mondo, mi sembrava strano che non ci fosse una radio italiana, quando invece tutte le altre comunità, molto anche più piccole della realtà italiana, avevano comunque una radio. La radio
ovviamente si identifica sempre con uno stabile enorme, quattro piani, mille dipendenti, stile BBC o altre radio locali che hanno ovviamente uno sviluppo all'interno dell'Inghilterra enorme. Ma una radio, se fatta bene, basta anche una piccola stanza, come Marconi fece, e ha rivoluzionato il mondo. E quindi piano piano ho iniziato prima dall'armadio di casa, l'armadio nel senso vero e proprio, un armadio dell'IKEA, con i vestiti appesi che facevano da insonorizzatori, con un piccolo registratore collegato a un mixer, e da lì ho sviluppato prima da sole, poi insieme ad alcuni amici, l'idea di poter fare un qualcosa di serio, importante e valido per la comunità italiana. Senti. E questo ci ha portato fino a oggi, quindi con tanto di lavoro, testa bassa, lavorare, questa è un po' la nostra filosofia, ecco, la nostra, il modo di andare avanti quotidianamente. Senti, ora avevo letto in una intervista sul web, in una tua intervista sul web, che avevi dichiarato è difficile a Londra parlare di comunità italiana. Sì, ho detto questo, cioè rispetto alle altre comunità che gravitano intorno alla comunità italiana, sto parlando di quella portoghese, brasiliana, francese, parlare di comunità italiana è una cosa mia personale, mi è difficile. Io definirei più una italianità qui a Londra, una forte presenza di italianità, ma avendo avuto a che fare in passato con realtà, proprio vede proprie comunità, non vedo questa sinergia totale a 360 gradi con la comunità italiana. Vedo c'è molta italianità, un'italianità che piace molto agli inglesi, che piace molto alle comunità, le altre comunità, siamo creativi, siamo brillanti, portiamo la nostra gioia, allegria, forse anche troppo per gli inglesi, però ecco, ripeto, è una mia idea personale che mi sono fatto in questi quasi 20 anni di Londra, che una comunità vera e propria non c'è. Addirittura un mio amico mi ha forse confermato la mia tesi, un mio stesso amico di Cambridge, quando feci appunto questo corso di 6 mesi in fisica, lui mi disse: voi italiani siete come dei coriandoli, portate colore, allegria, però siete sparsi, siete sparsi ovunque, non riuscite a creare un punto. Però bisogna stare attenti, forse probabilmente io vedo questa cosa in questo momento storico in cui io mi trovo, perché invece facendo degli studi anche a livello personale, di interesse personale, mi sono accorto che in passato c'era una comunità nella zona di Kirkwall, dove ancora oggi c'è la chiesa italiana, era la famosa Little Italy, dove invece una volta gli italiani, sto parlando quelli di prima generazione, si aggregavano un pochino di più, quindi c'era proprio, ripeto, si chiamava Little Italy, ancora oggi ci sono degli stabili che recano questi nomi, il ristorante italiano inciso proprio, risale a quell'epoca, ecco, cioè era proprio creata un ghetto italiano della Little Italy, però poi si è perso, forse perché oggi, sai, l'avvento del computer, tecnologie, i giovani vengono qui a Londra, magari fanno più comunità su una pagina Facebook di italiani a Londra che fare più comunità all'interno proprio nella vita quotidiana. Ecco, questa è stata una mia impressione che ho espresso anche molte volte, anche per esempio al console generale, più che a tante altre persone che magari chiamano ancora comunità. Poi ovviamente, senza entrare troppo nel dettaglio, si può dire che ovviamente c'è anche una comunità italiana a Londra, ma secondo me è più italianità. Ho capito. Bene, senti, tornando invece un attimo alla radio, in quanti siete a lavorarci in questo momento? Ma al momento siamo 7. In più ci sono anche persone che vengono a fare stage, vediamo la possibilità di fare anche internship all'interno della radio, da 3 mesi a 6 mesi a un anno, quindi con le varie università, anche tra l'altro inglesi,
si porta avanti questo progetto. Ma la cosa che a me fa piacere è che da una mia idea è diventata l'idea di tante persone, anche di imprenditori, di gente, ma anche di artisti. Di artisti che ci contattano, che vogliono esprimere la propria musica, vogliono raccontare la propria storia. Tra poco ce ne sarà una in particolare, poi dopo ci sarà una soprano italiana che ci racconterà una storia bellissima che viene dal terremoto dell'Irpinia, che l'ha portata fino qua a Londra. Insomma, storie di italiani, ma non solo, che fanno parte appunto, io dico sempre alle persone, ai ragazzi che collaborano, alle persone che collaborano, dico sempre, ogni giorno noi si fa un pezzo, si costruisce un pezzettino di storia che rimarrà poi negli archivi britannici, londinesi, di storie degli italiani. Ovviamente abbiamo anche molta musica, ovviamente la radio anche dove noi mandiamo molta musica, musica italiana, musica pop, rock, insomma, è una radio, una hit radio abbastanza sotto questo aspetto innovativa, perché o di solito si fanno delle radio totalmente musicali con qualche minuto parlato, invece noi diamo anche la possibilità di sentire molta musica, ma anche di fare interviste, per esempio, che possono durare un'ora, ovviamente sempre intervallate con spazi musicali, e questo è una cosa molto carina, perché molte persone appunto vengono in radio e vedo che c'è un certo interesse, e questo ci spinge sempre a fare meglio. E poi ci sono anche informazioni di pubblica utilità, come per esempio il programma sulla Brexit, informazioni appunto di stretta qualità. Sì, questo era inevitabile farlo. Ogni mercoledì alle ore 6 c'è lo speciale Brexit, dove sono già intervenuti moltissime persone dello scenario istituzionale, vedi il vice ministro dell'ambasciata, l'ambasciatore stesso, il console generale, per parlare delle istituzioni, ma poi siamo andati anche alle varie persone singole, agli italiani, agli umori degli italiani, cosa vogliono, appunto, che cosa si aspettano da questa cosa della Brexit. Siamo andati anche a volte a parlare con gli inglesi, abbiamo parlato con un professore dell'università, della Westminster University, che è una delle università più importanti insieme alla City University, che riguarda il campo delle comunicazioni. Apro parentesi, dico solo che molti presentatori della BBC, sia in TV che in radio, il 90-93% vengono tutti dalla City University e dalla Westminster, quindi sono due università importanti. Abbiamo intervistato anche lui per sentire cosa ne pensava, e cercando sempre di dare una corretta informazione laddove di informazione, vedi oggi con il sito, con i web, con i blog, ce n'è talmente tanta che molti italiani, ovviamente noi ci guardiamo in casa nostra, quindi ci rivolgiamo agli italiani, diventa un po' confusionale, no? Il tutto su questa Brexit, e noi cerchiamo sempre di andare invece alle origini proprio della Brexit, parlata da persone appunto che se ne intendono, ovviamente anche più di noi, ovviamente, perché quando si parla di appunto il vice ambasciatore, che è molto preparato sulla Brexit, ogni 2 per 3 è a Bruxelles portando novità, è importante, credo, anche che dall'Italia sentire attraverso la nostra radio, che si può ascoltare via web, si può ascoltare attraverso la nostra app, collegarsi al nostro sito, quindi in maniera molto semplice in tutto il mondo, e questa è un po' anche la nostra fortuna e forza al momento. E quindi capisci bene che quando un genitore ci manda una mail, mia figlia vuole dall'Italia, mia figlia vuole venire a studiare a Londra il prossimo anno, ma cosa succederà in tempi di Brexit? Questa domanda noi la riceviamo, per esempio, al professore dell'università, e quindi il genitore può ascoltare non tanto quello che noi facciamo, ma noi siamo solo un mezzo, perché la radio è un mezzo, però può ascoltare benissimo il professore che cosa gli dice, perché no, magari rincuorarsi un po', anche perché non so
in Italia come viene passata la Brexit. Ci sono stati appunto anche ultimamente con Theresa May degli accordi abbastanza positivi che fanno ben sperare. Parole ora che devono essere messe in pratica ovviamente in tre anni, però già c'è un'intesa a livello anche con l'Unione Europea. Theresa May proprio 2 giorni fa ha ribadito: senza gli europei, e quindi ovviamente parlava anche agli italiani, non se ne può fare a meno. Ovvio, questo paese è stato costruito dagli europei, in particolar modo da italiani, basta pensare la parola Londra che deriva dal londinium, cioè dai romani che l'hanno fondata, quindi ecco che capisci che il tema della Brexit è importante. Poi abbiamo rubriche come l'avvocato risponde, che sono a disposizione appunto delle persone, degli avvocati che possono rispondere alle domande riguardo i passaporti, come si fa il National Insurance Number, o ultimamente come si fa questa fantomatica Permanent Resident Card. Quindi è uno strumento, un organo di informazione. Ecco, noi abbiamo cercato di farlo in maniera che ci sia la musica, quindi l'intrattenimento, il divertimento, la battuta pronta, e però anche informazione. Insomma, a volte mi dicono: ma se tu la devi paragonare a una radio italiana? Ora, non è che voglio paragonare, insomma, magari ne dico una e me ne dimentico altre, però è tra una radio che fa parecchia musica è una radio di informazione. E quindi ogni giorno il nostro compito è quello di cercare di trovare le notizie giuste, che noi abbiamo ovviamente anche canali con i media inglesi, sì, e riportarli al pubblico italiano. E vediamo che c'è un interesse, una certa risposta, e speriamo di crescere. Ovviamente il nostro obiettivo è sempre quello di crescere, di diventare una piattaforma importante a livello sia del territorio della Gran Bretagna, sia del territorio italiano, ma anche degli italiani che ci sono sparsi in tutto il mondo, perché ci sono tantissime comunità sparse in tutto il mondo. E la cosa bella che mi è piaciuta quando altre radio, per esempio dall'Australia, dagli Stati Uniti, dalla Francia, italiane, ci hanno contattato, ecco, vuol dire che i nostri servizi radiofonici in fondo hanno un'utilità, perché se c'è un interesse anche di altre radio, sempre di chiamiamole italianità spazi nel mondo, per rifarmi a quello che dicevo prima, penso che sia una cosa molto interessante. Insomma, questo è un po' il succo proprio del nostro operato quotidiano. Senti, adesso mi vuoi fare un saluto radiofonico, ecco, proprio dagli studi di London One Radio a tutti gli amici italiani che vivono all'estero. Un saluto come se stessi appunto in radio. Ok, allora da Fino alla console di London One Radio un saluto a tutti gli italiani che stanno in giro nel mondo, che portano la creatività, la passione, la bandiera italiana. Un saluto da London One Radio e come sempre stay tuned.